di giocare se io vengo così vuol dire che ti sto per attaccare, non devi metterti in posizione di gioco, Paolo! Tu non dureresti un'ora fuori da questa casa! Birbante che non sei altro, niente, intro andata a puttane. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale, amici miei! È tempo di far piovere i soldi dalle vostre menti arcuate! Allora ragazzi miei, prima di iniziare col video voglio dirvi una cosa. L'avete visto ragazzi, questa settimana, sabato, ci sarà il torneo dei sub su Twitch. Quindi chiunque è abbonato al mio canale Twitch... Può partecipare gratuitamente a un torneo che ha anche dei premi in palio Magari qualche busta può farvi comodo se arrivate primi Quindi pensateci bene Il torneo ragazzi lo trovate su Twitch Basta che andate su Twitch e scrivete punto esclamativo torneo Vi viene mandato l'invito Anche se se siete sub domani o dopo domani Mi manderò la mail con l'invito ufficiale qualora volete abbonarvi Invece venite su Twitch Premete il tasto abbonati Ma lo fanno già tutti Quindi non spammerò anch'io di Amazon Prime Detto questo ragazzi miei Oggi vi, faccio, vi ripropongo un deck Che già abbiamo visto Esattamente un anno fa, circa 345 giorni fa per l'esattezza. Ovvero un mazzo ragazzi che è il Mac Hunter. Premessa è un mazzo in wild ed è un mazzo che serve per farmare gold e serve per rankare da tipo rank 20, rank 22, rank 18 fino ai rank medio bassi della wild. Quindi rank 10, rank 8. poi da lì in poi inizierete a fare un po' di fatica. È un mazzo però perfetto per farmare gold. Ho fatto dei conti, anzi qui da qualche parte vi metterò gli screenshot di quante partite ho vinto eh, in pochissimo tempo, se non sbaglio in 63-64 minuti ho vinto qualcosa come eh, 12 partite, quindi in poco più di un'ora ho fatto 40 gold, 3, 6, 9, 12, sì 40 gold, cazzo 40 gold all'ora, porca puttana che cazzo ti fa cagare. Ricordandovi quindi ragazzi che la lista in descrizione e che un vostro like antartico, un like tattico fa ovviamente tanto tanto piacere, vi invito quindi a visionare il video. Soprattutto fino in fondo l'ultimo game. Perché io vi giuro, non ha senso. Chi guarda il video fino alla fine capirà. Io, l'ultima partita, mi sono offeso quando l'ho giocata in live. Buona visione, ragazzi miei. Andiamo. Allora, signori miei. Primo game. Primo game con questo mazzo. Come sempre, ragazzi, c'è stata un po' di confusione nei commenti dello scorso video. Quindi, ci tengo a fare un po' di chiarezza. Allora, ragazzi, questi game che voi state vedendo, non li sto. Non li ho registrati. O uh, giocati offline o simili, semplicemente un contenuto nuovo perché è una partita che sicuramente chi viene su Twitch ha già visto. Ma è commentata sopra, cioè sotto c'è la vecchia webcam con i miei commenti della live, dove però parlo anche di altre cose oltre al deck, e quindi li ridoppio, diciamo, li, ri, eh, li ricommento per fare in modo che venga un, un commento bello ed esca un video positivo. No, infatti, ultimamente mi state lasciando dei feedback positivi. Fatemi sapere ancora se questo format vi piace, e ovviamente un bel like tattico che quello non è mai sbagliato, ragazzi miei. Comunque sia. Signori miei, primo game. Allora, il mazzo, come avete visto. Un mazzo che costa veramente pochissime dust Togliendo Zilliax che può tranquillamente essere sostituito da, sostituito da un altro mech comune Piuttosto che da qualche nuova carta Insomma ragazzi veramente Zilliax potete rimpiazzarlo con tantissime robe Anche col secondo carro ragno Sto mazzo <coughs> arriva a costare praticamente 1600 dust Anche meno Per un deck che vi spoilerò farà, Vi fa fare circa 40 gold ogni ora E che vi ha permesso nella mia ora di ranking Poi vi ho già messo lo screenshot penso durante la intro <sussurra> Eh, di fare per appunto eh, se non sbaglio 6 rank in un'ora o, o... 5-6 rank, rank, non mi ricordo, dopo vi metto lo screenshot con una cosa tipo il 95% di win rate eh? è, è crudele sto mazzo cioè ragazzi guardate sta partenza non ho fatto tempo a introdurre il video che ho già vinto il game cioè il mio avversario, ho, ho una mano normale perché ragazzi vi garantisco che mani come queste sono la bc, anzi vedremo dopo delle cose addirittura rotte eh, ragazzi c'è cioè, praticamente è GG adesso li fa Lightning storm che per carità è la miglior rimozione a 3 che potesse fare e gli va anche di culo perché becca 3 sulla tigre e me la, me la uccide però ragazzi, cioè, guardate come stiamo messi. Noi adesso abbiamo altri 7 danni in faccia, lo mandiamo a 9. Abbiamo Alfred che ci riprende le carte in mano. Alfred è probabilmente è l'unica cosa che va craftata, veramente, perché vi garantisce altri tool. Perché se lui adesso avesse un'altra Lightning Storm, e metti caso che vince il 50-50, E 50, mi uccide il 6-3, allora sarebbe un, un problema. Basta, game vinto, ragazzi, cioè, non ho fatto letteralmente a tempo a commentarlo. Che in meno di 3 minuti il game è stato vinto. Eh, ok, cioè, eh, questo è il mazzo, non è un mazzo intelligente, un mazzo che punta a aggrare, uccidere e basta eh, io non so bene cosa dire se non andiamo al prossimo game perché il mazzo è così, veloce, aggressivo, ignorante prossimo game qua, nel senso non potrei anche tenere tutto insieme e fare un game unico eh, senza tagliare tra un game e l'altro perché Veramente ragazzi, ho giocato in live 45 minuti. Peraltro, ne approfitto per dirvi che siamo in live su Twitch. Infatti, ogni giorno eh, la schedule mi sa che l'avete già vista ieri, ma la trovate sul mio Instagram. Cioè, eh, è un mazzo che è così veloce, così rapido e così buono per farmare gold. che Secondo me è un mazzo che tutti dovrebbero avere. Eh, per quando uno mi dice, Poli, ma eh, Arston è pay to win. Arston, bisogna farmare Arston, Arston, Arston. Io vi dico, raga, fatevi un mazzo come questo. In due ore vi farmate 100 gold. Lo fate ogni giorno. Eh, giocate due Due ore alla fine con un mazzo divertente che smorca, mentre vi guardate una serie televisiva e vi fate tranquillamente le migliori cose, e, le migliori formate, vi fate tutto quanto. Allora, la mia mano iniziale, comunque, per commentare un attimo, è molto buona perché c'è doppio Galvanizer. C'è da dire che questo è, se non sbaglio, la partita forse più lunga, dura mi sembra 6 minuti, ehm, contro un Mage, perché il Mage è un palo nel culo, ragazzi. Purtroppo il Mage può fare partenze come questa, cioè turno 1. 2-1 segreto che mi rimuove un pezzo. È una rottura di cazzi, lo so. Purtroppo è il Mage che ha questa sinergia Ovviamente eh, partire così è abbastanza raro per lui E vedremo che pescherà anche meglio eh, Però comunque ragazzi noi abbiamo una mano più che decente Abbiamo il Galvanizer che mi, mi discounta ulteriormente la mano Qualsiasi draw che andremo a fare Essendo qualsiasi Mech eh, Farà sì che il Galvanizer scounterà ulteriormente quella che è la mia mano iniziale no? eh, Cioè guardate ragazzi lui mi ha fatto in due turni Due segreti e un 2-1 Capite che come mossa è ovviamente particolare forte, Andiamo di Galvanizer per vedere se procca qualcosa, magari Mirror Entity, pensai, eh, ho pensato, um, non procca Mirror Entity, probabilmente è, è Ice Block o Counter eh, counterspell Counter per noi è indifferente visto che non abbiamo Spell, eh, quel 2-1 è, è fortissimo ragazzi, poco a farci, guardate ragazzi a turno 3 mi mette un 5-5 tra i segreti, ha fatto un segreto a turno e una 5-5, proprio una partenza veramente assurda la sua che però riusciamo comunque a contestare in maniera... Più che soddisfacente Sto pensando come tradare quello eh, Ragazzi fate veramente i trade basilari con sto deck Cioè nel senso io qui avevo la possibilità di fare una sorta di value trade Cioè eh, fare per appunto il 4-6, tradarlo e portarmelo a casa Lui se fa ping mi pinga il 2-1 A me va bene perché posso magnetizzare le bombe Quindi in realtà tutto sommato non ci sono problemi in questa giocata però ovviamente eh, se lui non avesse giocato il 5-5 qua si andava a faccia Cioè si magnetizzava, si andava a faccia Perché noi siamo molto più aggressivi di lui Quindi è inutile eh, mettersi ad, ad aggredire al contrario Siamo noi quelli che aggrediamo e quindi ce ne fotte veramente un cazzo Qua abbiamo un value 3 su 2-1 Attacchiamo faccia col 2-3 per verificare un eventuale vaporize Non è vaporize, è la distesa di fiamme Che non so neanche perché venga giocato onestamente Quindi vado faccia eh, con i 6 danni Metto nella condizione lui di dover tradare e pingare il 6-3 Vuoi uccidermi il 6-3? Tradi e pinghi. Perdi tu, mana. Non lo perdo io. Io vado faccia. Tu fai quel cazzo che vuoi nel frattempo, no? Eh, bella perché abbiamo l'esplosivatore, che è una carta fortissima. Perché ci mette due bombe. Eh, due bombe che possono essere magnetizzate da qualsiasi cosa. Più, ovviamente quella tigre. Carta che per fortuna adesso conoscete, visto che ehm, esiste in battleground, permette di baffare poi tutte le bombe. È una cosa veramente veramente forte. Della quale, probabil cioè, probabilmente è la power play più forte del, della, del, del, del mazzo, Fare esplosivatore eh, Tigre perché veramente metti una valanga di pezzi. Ok, lui eh, ribatte con credo che quello che sia il quinto segreto. Sto ragazzo veramente c'ha cioè, la, la, la mamma un po' zozza. Perché porca di quella puttana e mi ha rotto il cazzo, man. non sono romano, ma mi hai rotto veramente il cazzo. Ha messo qualcosa come 68 segreti. Porca puttana. E, e vabbè, noi riempiamo board. Andiamo a hero power. Facciamo i nostri cazzi. Ag siamo aggressivi. Mettiamo lì nella condizione di dover rimuovere quel cazzo di 6-3. Che vi ricordo che quello lì è un token. cioè un token che sta. Ha fa fatto 12 danni quel token, poveraccio. In, in accoppiato col il war gear. Una roba imbarazzante. Eh, senza considerare che abbiamo pure Alfred che mi farà poi riempire di nuovo la mano. Anche se ci sono buone possibilità che sia l'Italia il prossimo turno. Eh. Adesso non mi ricordo cosa faccia lui. Mi sembra che il game duri un po' di più. Eh, però comunque lui dovrà usare uno sparo per rimuovere il 6-3 piuttosto che altre cose. Vedremo, infatti, che è una roba piuttosto. piuttosto così. Lui eh, va bene. Secondo la che. Questa carta qua una volta era OP. Non so se vi ricordate il vecchio tempo Mage. Era imbarazzante una volta. Veramente imbarazzantissimo. Spider Bomb di Top Deck. Credo che qua. Mh, le ho fatte ieri sera, sti game, e già non me li ricordo più. Qua si fa Bombaragno e Alfred. Presumo. No, eh, scusate, Sega che e Alfred. Così andiamo in curva di mana, usiamo bene i nostri 6 mana. No, voglio, magnetizz ah, voglio magnetizzare la 0-2 per tradare il 2-1, giusto? A parte che lei diventa un pezzo, qua prochiamo anche quello che è Duplicate. Avevo già attaccato faccia, quindi non avevo paura della distesa di fiamme. E quindi questa board rimane bella e sana. Eh, abbiamo in board 4 danni, 2 Giro Power, quindi lui sta in questo momento a ehm, 4 punti vita. Se non trada il 4-3 morirà. Se non trada il 3-2, il 2-3 morirà. Quindi insomma le possibilità che lui esca vincitore da questo mi sono sempre più rare, a meno che uno dice magari è Iceblock, no potrebbe usare anche Iceblock, visto che viene usato però Iceblock in realtà ragazzi non è che sia tutto sto, cioè Iceblock gli garantisce un turno, noi non siamo in pericolo di vita, Iceblock gli dà un turno extra, bravo, ti faccio un applauso, però muore il turno dopo, non mi sta minacciando lui, quindi sto veramente più che tranquillo eh, con questo aborto, con, con l'Iro Power e con ovviamente qualcosa come 60 top deck, top deck differenti di roba che mi farebbero vincere eh, il 2-4 è inutile perché non si può mai attivare visto che non ho spell. Noi abbiamo 5, 6, 7, 8, 9 danni. Eh, era GG, ripeto, non era l'Ital adesso, ma lo diventava il turno dopo. Quindi, proprio bella tranquilla, bella pulita. Andiamo al prossimo game così faccio 20 secondi di pausa tra una partita e l'altra. Ho contato i secondi, ma sono qualcosa come 14. Cioè, questo mazzo è così veloce anche a trovare game, visto che poi è in wild. Eh, a rank 20, non si sa perché trovi tanti stronzi. Noterete infatti che se giocherete questo mazzo, che ripeto trovate in descrizione, fatelo e mettete un like già che ci siete. <ride> Grazie. Se lei mi... Anzi, aspetta. 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 Adesso, grazie, perché adesso l'hai appena messo. Grazie mille, amico mio. E scrivi anche un commento con scritto albicocca. No, non fatelo, che poi si riempi la sezione commenti di puttanate. Noterete che ci sono mazzi strani. Un Quest Warrior. Io non ho mai visto un Quest Warrior nella mia vita. E questo qua mi gioca Quest Warrior in Wild. Io tal talvolta sono un po' allibito. Va bene, mano iniziale nuovamente buona. Mi sembra che le... c'è cioè, le possibilità che tu abbia una mano iniziale brutta. Sono le stesse. Di, di trovare padre Pio in chiesa. Cioè, sono bassissime, ragazzi, perché eh, quasi sempre tu vuoi ovviamente Mac Warper, Galvanizer piuttosto che il Macaru, annoio, eh, il, il frame bot. Cioè, veramente sono qualcosa come 12 carte che vuoi nella tua mano iniziale. E se mollighi tutto, ne troverai per forza almeno un paio. Proprio per probabilità, poi le probabilità su Ars non sono quello che sono, ma rimane comunque un dato di fatto. Ok, Belva, eh, Zanna Ferrea, come stracazzo ti chiami, pescata. Sta cosa mi piace un sacco perché ho sia esplosivatore che minaccia replicante. Quindi ho la possibilità di mettere token su token su token. Eh, vado semplicemente a col 2-1 e aspetto che lui faccia la sua mossa. No, eh, l'unico problema è quell'1-3 di merda suo. Che il suo 1-3 potrebbe, eh, qualora arrivassimo, arrivassimo a 1-5, eh, buttarci sopra Zilliak se sapete rompere il cazzo. Quindi l'1-3 io consiglierei di... Di rimuoverlo, lui qua gioca un Warpath che un po' mi mette in difficoltà perché mi rallenta un po' la partita, no? Ero in live che spacciavo questo mazzo come mazzo veloce e, e cazzo, mi faccio un game contro un mage che dura 7 minuti, un mage contro un warrior che me ne durerà tipo 6. Non mi piace, sta cosa perché mi mettono in cattiva luce questi stronzi. Quindi, si Tuna che vuol dire tonno. Che perché ti dovresti mai chiamare tonno in un cazzo di gioco? Io non lo so, ma io mi chiamo polilocco, quindi non è che abbia tanto diritto di parola. Come vedete è uno che non molla la preda, cioè non molla l'osso, deve continuare a rompere i coglioni, no? Deve rimuovere, facciamo cose. Eh ma amico mio, aspetta, aspetta, che mo, mo facciamo le cose fighe! Attenzione, alla be belva Zannaferre che sta per arrivare, sarà qualcosa di crudele. Adesso vedrete una giocata. Che diciamo che se tu sei voluto eh, essere quello, sai, no, io voglio tradare. Stanno per arrivare dei problemi nella tua vita, amico mio. Ok, allora qui eravamo sotto Zillix, non ci potevo fare assolutamente nulla perché non avevo modo di tradare quell'1-1. Lui una Zilliaks gioca sul Trace. per, eh, per Poi no no spiegatemi sta giocata. Perché è andato faccia? Vedi, questo è il motivo per cui dovete, ragazzi, giocare in wild. Perché in wild io non capisco perché Mera in calti è pieno di stronzi. Con tutto rispetto parlando, io qua gli smorco praticamente eh, 16 danni. che ha tradato l'1-1, appunto, anti Zillix. Io gli, gli faccio un miliardo di danni, quando lui avrebbe tranquillamente potuto toglierne 5, eh, tradando un pezzo. Lui ha voluto farmi un danno faccia piuttosto che tradare un 1-1. Contro un aggro, io queste cose non le capisco. Che poi sembra anche un mazzo pensato il suo. Quindi è uno che magari qualcosa ci capisce, signor Tonno ti voglio del male, eh? sicuramente, se sei italiano, amico mio, enjoy the... eh, Però, eh, chiaramente, insomma, è un po'... è il quanto strano, ecco, diciamo questo Lui gioca a Zilliax, che eh, nuovamente non capisco perché non l'abbia fatto il turno prima eh, ragazzi, ripeto, metà dei game potreste anche vincerli perché il mazzo sia aggressivo, ma i vostri avversari sono un po' degli stronzi. Quindi eh, siamo anche onesti su questo punto di vista. Eh, abbiamo l'Italia, ovviamente, perché eh, possiamo fare 5 danni. Poi meccanizziamo l'automa, eh, i raw power Insomma, possiamo fare l'ital così, piuttosto che c'erano altri 27 tipi di Lidal differenti. Scegliete quello che vi aggrada di più. Io decido di fare del BM perché sono una persona cattiva. Non fatelo contro i nuovi giocatori. Con giocatori che quantomeno hanno idee differenti. Terzo game vinto in Aro in 12 minuti di video. Eh, andiamo al prossimo. Non li faccio vedere tutti, ragazzi, perché se no il video dura tipo 60. Cioè, dura un'ora. Niente, non mi sono bruciato anche qui. Porca puttana, mi sono bruciato là, la parte di, di transito tra un game e l'altro. Ma porca di quella puttana, devo stare. Appena vedo che vinco. Devo dire andiamo al prossimo game. Invece no, io parlo, parlo, e quindi non vado al prossimo game. Niente, se rimaniamo qua. Dicevo, ragazzi, non vi farò vedere tutti i 10 game 9 che ho fatto. Eh, no, 12. Ne ho, fatti, ho fatto 12 game in 63 minuti, ragazzi. Cioè 12 partite e 63 minuti tutte vinte e Vi, vi ho messo lo screenshot durante la intro e, Vabbè, e, sti cazzi, e, mi sono bruciato il pezzo Qua andiamo di malligan totale Cercavo una mano più bella Ecco, visto che e, abbiamo parlato di probabilità Io sono una persona che come ben sapete A livello probabilistico non esisto, cioè io non ho le probabilità dalla mia parte. E infatti ho, um, ho avuto sfiga e ho una mano veramente brutta. No, non ho trovato niente di quello che era il mio early game. Infatti, qui dico ragazzi che praticamente padre Pio l'ho trovato in chiesa. Andando in chiesa ho trovato padre Pio visto che è una percentuale bassa. L'ho vinta, è eh, una bella persona, molto simpatico anche. Era padre Pio quello che parlava con gli uccelli, vero? Eh, C'è un una figura nella, nella religione italiana. Nella religione, nella religione cattolica, dove c'è uno che parlava con gli uccelli, con gli animali, non lo so. Forse perché erano forme alternative di di, direbbe, di di, di Dio: erano forme alternative di Dio. Quindi non sono sono tutti dei di varie categorie, no? Questa in realtà potrebbe anche essere una bestemmia, no? Molto celata, perché se lui parlava con i cani, vuol dire che se Dio si manifestava sotto forma di un cane, questa potrebbe essere una bestemmia, no? E molto probabilmente lo è, però non, non, non mi dissocio, nel dubbio mi dissocio come su Twitch e ci dissociamo, anche se su Twitch bestemmio come un animale. The Galvanizer, perfetto, la mano è diventata immediatamente migliore per via di questa carta, siamo contro un druido che ha attivato uh, Malchesar. E già questo mi fa capire che il game durerà poco perché è un mazzo probabilmente un po' strano. Strano di testa, ecco, strano, strano di testa. E se non ricordo male, lui che cazzo era? Era un Ctun druid, era un Ctun druid. Vecchio sta. Adesso, adesso vi chiedo a tutti quelli che stanno guardando il video in modo passivo, cioè che non stanno ascoltando. E stanno solo ascoltando, di guardare questa giocata che farà lui adesso. E, 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 mi chied e vi chiedo il perché: allora, fastidio, bot. Gioco il velenizzatore. E diventa un 3-4. E diventa un 3-4. Ora, lui farà questa giocata. Vediamola e poi ve la commento. In questo momento io ho un 3-4 con scudo divino. Ok? Quindi, una persona normale cosa fa? Hero power. Cioè, se non hai niente da giocare, chiaramente, vuoi fare hero power. Hero power tradi lo scudo divino e poi attacchi col 2-1, giusto? Adesso mi spiegate perché lui ha fatto il contrario. Adesso tu mi spieghi per quale cazzo di motivo tu prima hai attaccato col 2-1... E poi fa tiro power. Cioè, nella tua testa, no? Nella tua testa, perché questa mossa è migliore rispetto all'altra? Per un misplay? Per la velocità? Perché, cioè, e non stiamo parlando contro uno stronzo, perché comunque c'è il druido d'oro. C'è il druido dorato, quindi probabilmente ha un po' di Ha fatto almeno 500 win col druido, anche se giocava un anno fa. Non ci vuole un genio, è una giocata palese questa. Vabbè, lui non si sa perché. Ha voluto fare questo trade, Nella sua testa se sembrava meglio, quindi sembrava migliore. Che cazzo, vi devo dire, ragazzi. Va bene, qua si smorca. Andiamo a magnetizzare. Praticamente è vinta il prossimo turno. Abbiamo una valanga di danni in board. Turno 5, lui dovrà difendersi nel miglior modo che può. Eh, onestamente, non mi viene neanche in mente, non mi ricordo neanche come abbia fatto. Non mi viene in mente come. Anzi, ah, sì, me lo sputa cazzi, sì, vabbè, dai. Come se fosse un problema, trada il buon Microbot e gli esce una mangusta. Esce una Mangusta 1-3 con Lifesteal Che non dovrebbe assolutamente essere un problema Qui io Lui ha cercato di andare a faccia con Assalto Mi viene da pensare che il ragazzo giochi Da molto prima rispetto a um, Da molto prima rispetto a Coso Rispetto a, 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 a Bosco Tetro Presumo perché non capisco sta giocata se no. Qui volevo ragazzi attivarmi la Zilliax per fare il value trade sul 3-5 Il value trade per tradare il 3-5 E poter andare a faccia con più danni possibile Non perché sia la mossa giusta ma perché volevo risparmiare le sofferenze a sto ragazzo che evidentemente è, è, insomma, è in difficoltà, ragazzi. Dai, uno che fa un trade così è in difficoltà, nel senso magari st si sta ubriacando, magari sta facendo altri, altri atti impuri. Che cazzo ne so, ragazzi? Io Non so il perché tu doveva fare sta cosa. E allora decido di fare una giocata che non è forte, però almeno trada facilmente lo sputafango e posso tranquillamente poi. Andare faccia e vincere il prossimo turno. Qui, infatti, lui nella disperazione cerca di attaccare il Segatronchi, cercando di passare attraverso un Taunt, mm, nuovamente una meccanica buona. E, e niente, ragazzi. Finisce qui la partita con un trade e poi con i suoi danni faccia. Visto che ho imparato la lezione, ragazzi via, prossimo game. Andiamo, OK, oh, signori. OK, oh, OK, oh, il signor Re Anduin è il nostro prossimo avversario, credo che vi farò vedere, ragazzi, un altro game. Perché e vi voglio chiudere il video con, <coughs> con un game che ho fatto che era qualcosa di veramente osceno. O addirittura, forse è questa la mano iniziale oscena? No, non è questa, perché questa è la kippo, vero? Questa mano è veramente buona lo stesso. E dove avete il Galvanizer, ragazzi, la mano è buona per forza. Galvanizer o Mac Warper, fate voi. Mi sembra che contro uno sciamano ho letteralmente giocato tutta la mano a turno 2. Non sto scherzando, infatti voglio farvi vedere quel game perché secondo me ha dell'interessante per farvi capire quanto il mazzo è veramente eh, a prova di. Cioè, a prova di stronzo, è un mazzo stronzo, non è a prova di stronzo, è un mazzo stronzo sotto tutti gli effetti. Quindi decido di fare Coin Galvanizer solo perché volevo giocare al turno 2 le doppie velenizzatrici. Una persona normale magari non vuole farla perché peschi una carta aggiuntiva, io ho visto che volevo giocare velocemente e tuttora vi dico che se giocate sto mazzo giocatelo velocemente, soprattutto contro uno che mi gioca la quest vecchia del Priest, quindi presumo che sia un mazzo piuttosto lento, e decido di fare per appunto questa cosa, cioè di giocare a subito. Attenzione, sebbene stiamo giocando contro uno che ha mille vittorie, quindi magari uno che ne sa... Comunque giocate contro Shadow War Death. Se io avessi velenizzato il 3-4 facendolo diventare un 5 d'attacco, rischiamo di andare sotto a Shadow War Death. E visto che non voglio, evitiamo di regalargli dei free trade. Va bene. Setto le bombe, cioè l'esplosivatore, perché preferisco fare una mossa del genere in primis perché se dovessi avere eh, mass di spell preferisco che lo faccia prima che magnetizzi dei pezzi forti tipo eh, il 5-5 piuttosto che la tigre eccetera in secondo luogo perché volevo mettere semplicemente board la minaccia replicante la voglio usare quando devo pushare dei danni veramente molto cattivi e aggressivi qui avremo per appunto pescato la minaccia a sto punto vedo che non ha mass di spell <coughs> decido quindi di magnetizzare la bomba e di attaccare faccia notate come a turno 5 Anzi, al mio turno 4, lui si ha 15 HP. Quindi, sempre con questo mazzo è un escalage di danni in in incredibile. Perché tu, ogni turno che fai, è sempre peggio. No, è sempre, sempre peggio. Infiltrato convincente, eh, non mi convince questa cosa. <ride> Chiudi la battuta, è inconvincente, non mi convin. Vabbè, eh, iscrivetevi dal canale. Prima lasciate like al video, poi disiscrivetevi. Insultatemi, probabilmente me lo merito. È eh, un problema. Quel 3-4 lì è un problema perché mi tocca fare questo trade prima. Lui, peraltro, vince il 25% di, di uccidere quello più grosso. Gran peccato, però lo porto a, a, a 4. Anzi, lo porto con l'Italian Board. Qualora lui dovesse trovare il modo di uccidermi la board, che deve farlo, muore di Hero Power. E, e se me la silenzia, muore di Hero Power minaccia. Quindi, questo è scacco armato. Questo è uno scacco armato. Ecco, adesso lui farà una giocata interessante. Che si pone sotto scacco da solo: cioè, gioca lo spirito della morte. E va bene, fin qua uno dice ok, e poi mi rievoca la statua. Lui si è appena ucciso. Il giocatore più eh, onesto qua di Arston potrebbe trovare una Little Bella. Cioè, tradi il 3-2, um, uccidi una bomba, li butti dentro una bomba, fai Hero Power. Però io non so perché questa mossa non l'ho voluta fare. Sarebbe stato molto più divertente. Infatti, uccidiamo di Hero Power lo stesso. In realtà l'ho fatta in maniera diversa, così era più ficca probabilmente. Va bene, è vinto anche questo game, è vinto veramente in tipo 3 minuti. Adesso vi faccio vedere il game con lo sciamano perché aveva dell'incredibile quel video. raga. Quel game aveva veramente dell'incredibile. Oh, raga neanche farlo apposta. Era il game in successione. Pensavo fosse più in là dovevo skippare dei game. Invece, no, il game è immediatamente in successione. Allora, premessa, ragazzi: questo è l'ultimo video game che vediamo. Ne avevamo visti tipo 6 o 7, non mi ricordo. Nel frattempo lì c'è Paolo che dorme. Molti mi chiederanno come sta. È qui, è vivo. Gli do da mangiare. Chiaramente, in funzione di quanti soldi guadagno da YouTube e Twitch. Perché, se no, lui non può mangiare. La prima bocca che. Cancellerei, no. Sarebbe la mia. Ragazzi, attenzione. Allora, eh, attenzione. È l'ultimo game e chiudiamo in, veramente in bellezza. Chiudiamo in bellezza in maniera devastante. Ragazzi, ponete attenzione a quello che succederà il prossimo turno. Per l'amor di Dio, letteralmente, ragazzi. Ponete attenzione un attimo. Perché io non ho mai fatto una partenza così perfetta. Contro, peraltro, uno shaman quest. Che a livello di emozioni, insomma, non è che ne dovrebbe avere tante. Letteralmente, ragazzi. La mano a turno 2 è vuota, cioè a turno 2 io metto, adesso lo vedrete, qualcosa come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Statistiche di. cioè, guard no, guardate, ragazzi, guardate, no, guardate, per l'amor di Cristo, guardate che cazzo ho fatto a turno 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11 statistiche in attacco 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 statistiche in difesa Due scudi divini che quindi conta come 17 Io ho giocato un 11-17 a turno 2 di cui 4 di questi danni potevano già attaccare Cioè delle statistiche oscene, oscene Cioè questa cosa ti capita una volta ogni 7 eclissi del Papa Ma quando succede è, è inverosimile Cioè la vostra vita si, beh, eh, si ecco si felicita Max Felicitas, non so perché mi è venuta in mente questa cosa. Vabbè, ovviamente si va a tutto faccia. Lui a turno 3 sta a 14 HP. Io fossi Mac Gabbins in questo momento, molto probabile che starei veramente sfogliando la Bibbia alla ricerca di nuove bestemmie, perché ne avrei... E usarete tutte le mie. Perché qui o ridi o piangi, o piangi e ti incazzi. Io sarei quello che piange. Anche se fosse il mio avversario, piangerei e mi incazzerei. Abbiamo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 danni. <coughs> Scusate, siamo a 2 uh, off, lui muore di Diro Power, cioè muore di Diro cioè, di Power, va quasi morti di Diro Power, lui adesso per sanare questa cosa deve eh, uccidermi tutta la board e eh, è anche i minion che spawnano con 5 mana, vi spoilerò che questa cosa è impossibile, magari potrebbe fare Earth Shock, magari potrebbe fare Lightning Storm, 2 Earth Shock, 2 Lightning Storm, 2 Earth Shock, 1 qua, 1 qua, 2 Lightning, no neanche. Non basta neanche due Earthshock lighting, e lighting una Lightning Storm. Eh, altre cose tipo Earthshock, Earthshock. Eh, che... No, non credo che esista un modo per, per vivere. Eh, lui, peraltro, non fa neanche un Earthshock e neanche una Lightning Storm. Quindi capirete che la situazione è più che, più che caffiana, più che equaliptica. Eh, non so, parole a caso. Lui evolve. Evolve gli capita anche un minion che è quasi immortale, no? Ovvero il 5-5 e niente, vinta turno 5. Questo è il game più eh, simbolico del mazzo della quale veramente bisognerebbe farsi non ha ragione. Ragazzi, adesso la mia scalata continuava fino a mezzanotte circa, facevo rank 14, se non sbaglio, in letteralmente un'ora. E il mazzo è devastante. Come l'anno scorso, anche quest'anno è op. Amici miei, avete visto la potenza di questo Mac Hunter? Mazzo che vi, riprop vi riproponga a distanza di un anno per rancare in wild, a rank alti e per farmare una quantità sproporzionata di gold. E ripeto, ragazzi, il game, il mazzo ha performato in maniera epocale. Ma performa così in genere. Cioè, provatelo e fatemi sapere perché performa così anche agli stronzi. Quindi non fatevi problemi a craftare e spendere mille dust per averne indietro tanti nel corso del tempo basta solamente giocare e farsi queste partite un'oretta al giorno. E ragazzi, vi ringrazio anticipatamente per il like. Spero che il video vi sia piaciuto, sperando che poi vi sia anche utile, oltre che esservi piaciuto normalmente. Vi auguro quindi una buona serata, pomeriggio, giorno. Non so quando state guardando questo video. E ovviamente, ragazzi miei.